Buonasera a tutti, eccoci che ci ritroviamo a una nuova puntata di Toccati Dentro, scrittura e psicologia ai tempi del Covid. E per noi essere qui è una bella soddisfazione e queste puntate stanno ricevendo tra l'altro anche un discreto successo e per quanto riguarda appunto questo genere di rubrica, chiamiamola così, mi rivolgo a quelle persone che mi hanno chiamato per sapere di che cosa si tratta. È molto semplice, diciamo che io e la dottoressa Denise Pantuso, psicoterapeuta, abbiamo deciso di sprigionare i pensieri della gente, pensieri che mi sono stati richiesti per la mia grande facilità che ho, forse anche all'ascolto. Soprattutto all'individuare la pesantezza altrui. E parlandone poi con Denise, con la dottoressa Pantuso, abbiamo deciso che in un periodo così particolarmente pesante, un periodo che ci vieta tanto, per non dire quasi tutto, forse sarebbe bene lavorarci un pochino sopra. E si tratta semplicemente appunto di questo, una persona che ha un malessere, ha un qualcosa da condividere per far sì che questo malessere, condividendolo, possa apparire un po' più leggero, io sono pronta ad ascoltarlo, farò il mio pensiero scrivendolo e poi la dottoressa Denise Pantuso farà il grande della situazione perché sarà lei a darci la versione tecnica di quello che è il cuore del pensiero stesso, semplicemente questo. Il primo pensiero, il pensiero di questa sera è rivolto a una donna che ha dovuto passare i giorni del lockdown, per cui si parla di circa 70 giorni, all'interno della sua abitazione, del suo appartamento, con una figlia di 15 anni, una figlia adolescente, che non voleva stare con lei. Purtroppo questa signora si era separata dal marito da 4 mesi e mezzo prima che avvenisse la pandemia e la ragazza aveva manifestato chiaramente di voler passare questi giorni con il padre. E quello che mi ha raccontato la signora è stato un qualcosa di davvero, davvero molto doloroso. Di molto angosciante perché insomma proviamo a calarci nei suoi panni, essere nella propria abitazione con l'essere che più si ama al mondo in assoluto e sentirsi rifiutati, penso che poche cose ci siano di peggio. Questo è il pensiero che ho rivolto alla signora. Il pensiero di questa sera è rivolto a una donna che ha vissuto il periodo del lockdown nel suo appartamento con la figlia adolescente. Il problema stava nel fatto che la ragazza non voleva stare con lei ma col padre, visto che questi due genitori si erano separati da poche settimane. Proviamo ad immaginare il dolore di entrambe, ma soprattutto della madre che si sentiva rifiutata. La porta della camera della ragazza stava sempre chiusa. E quando la donna batteva le nocche sulla porta, invitandola a parlare dei loro problemi, non riceveva nessuna risposta. Sostanzialmente, madre e figlia si incontravano soltanto a tavola, ma erano più le volte che la ragazza si alzava con gli occhi pieni di lacrime e si chiudeva in stanza, gridando alla madre che non c'erano spiegazioni da dare, non c'erano parole da dire, ma che lei voleva vivere con suo padre. Semplicemente questo. La donna mi parlò di rifiuto quando mi chiamò. Rifiuto totale da parte di quell'unica figlia che la accusava di essere la causa della disfatta del matrimonio con il suo ex marito. Ricordo che quando mi chiese il pensiero mi trovai svuotata. Buonasera a tutti. Quello che ha proposto stasera
Marina, agli occhi, come dire, di uno psicoterapeuta, fa mettere l'attenzione veramente su tante cose. Innanzitutto l'esperienza della separazione per un figlio, quindi la separazione dei genitori vista dagli occhi di un figlio, l'esperienza dell'adolescenza, ma anche una particolarità che è il rapporto madre-figlia, che è caratterizzato da tutta una serie di esperienze emotive, di esperienze psichiche che non sempre riguardano, anzi direi che non riguardano quasi per niente, il rapporto figlio-madre. Per cui c'è un testo che è un pensiero in realtà che, essendo anche breve, racchiude veramente tante questioni. Partirei, diciamo, dall'adolescenza. L'adolescenza, come dire, è considerata nella psicologia il secondo tempo della separazione dai genitori. Il secondo tempo perché un primo tempo in realtà accade già nel periodo infantile, in cui i bambini iniziano a dire no, no, non voglio questo, no, non voglio fare questo, cioè iniziano a respingere sostanzialmente quello che viene proposto dai genitori, e questo è necessario per creare proprio una prima differenziazione, che poi accade in maniera più plateale nell'adolescenza, tanto che oramai è noto a tutti che nelle case con figli adolescenti le liti sono all'ordine del giorno, laddove prima ai genitori veniva detto sì, in quel momento i figli sostanzialmente respingono. E quindi come si può leggere quello che è successo sotto questa casa? Un po' come una dinamica consueta, laddove un figlio inizia a dire no, in particolar modo alla madre, e non è casuale neanche che sia la madre nell'adolescenza, chiamiamolo così, l'oggetto del bersaglio della rabbia. Perché? Perché in fondo la funzione verso la quale va un adolescente, la funzione intendo, come dire, il progetto che ha un adolescente è quello di andare verso il futuro, mentre la madre rappresenta agli occhi di un figlio quella che tiene più legati, solitamente la figura paterna, quella che viene vista come quella che viene vista accanto, che dà i giusti consigli, che come dire, orienta verso il futuro. Per cui, come dire, proprio in questa scena si vede come la figlia aggredisce la madre, rifiuta la madre, e lo si può leggere come un fatto sostanzialmente tipicamente adolescenziale, ma non lo è. Perché da quello che dice la richiesta che ha fatto questa signora a Marina, la cornice è più ampia, non si parla di una situazione familiare con i coniugi in casa, quindi una famiglia appunto dove sono tutti sotto lo stesso tetto, ma si parla di una famiglia di separati. A questo punto emergono ovviamente delle caratteristiche ulteriori, dove in qualche modo è tipico nelle famiglie con genitori separati che i figli prendano, si può dire, le parti di qualcuno, tanto che molto spesso io mi ritrovo ad ascoltare degli adolescenti, figli di genitori separati, che ce l'hanno con la mamma o ce l'hanno col babbo, che preferiscono stare da uno piuttosto che da un altro. E questo da che cos'è causato poi di fondo? Diciamo da come la famiglia, si potrebbe dire, è stata insieme prima, cioè che cosa ha capito un figlio della coppia genitoriale, perché anche se i figli non dicono niente ai genitori, ma li guardano come si vogliono bene, se si vogliono bene, come si parlano fra di loro, se si parlano, chi c'è di più, chi c'è di meno. Quindi, agli occhi di un adolescente o di un figlio in generale, i genitori sono sempre sotto i riflettori, e quindi i figli si fanno un'idea di come i genitori stanno insieme. Nel momento in cui, come dire, accade una separazione, è come se agli occhi del figlio o si palesa quello che da qualche parte aveva già capito, tanto che i figli molto spesso lo dicono: me l'aspettavo che si separassero. Oppure può diventare anche, come dire, una sorta di: ma cos'è successo, perché non me l'aspettavo? E allora lì iniziano a trovare in qualche modo la responsabilità, e solitamente quando viene data la colpa ad un genitore è perché quel genitore ha rotto
in qualche modo quello che il figlio si aspettava che fosse. Quindi mi viene da pensare che questa figlia potrebbe essere arrabbiata o dare la colpa alla mamma, noi non sappiamo cosa è successo, no? Quindi andiamo un po' per ipotesi generiche, per applicare un po' un pensiero alle separazioni, ma si può pensare che agli occhi della figlia è caduto qualcosa dell'immagine materna, cioè è possibile che in realtà questa figlia attribuisse alla madre delle capacità, delle qualità, che la madre avesse delle precise caratteristiche e che però durante la separazione o grazie alla separazione qualcosa insomma si è rotto dell'immagine che il figlio si è fatto, la figlia in questo caso si è fatta della madre, quindi inizia ad attribuire le colpe. Ovviamente questo è un discorso generico perché non ci sono tanti elementi poi per dare una spiegazione più precisa a questo pensiero, però dobbiamo sempre pensare che i figli prendono sempre un po' le parti di qualcuno, anche perché l'adolescenza è anche quel periodo in cui si inizia a radicare, cioè inizia a prendere proprio radice di assomigliare all'uno o all'altro genitore, e per cui se ci si sente più simile al babbo, lo si dice, lo si sente dire comunemente anche dai genitori, il primo figlio assomiglia alla mamma, il secondo assomiglia più al babbo, quindi. E l'adolescente in realtà inizia a sentirlo a chi più assomiglia, per cui ci sta che questa ricerca del padre, preferisco stare con il babbo, voglio stare con il babbo, è perché ci possa essere un'identificazione, una similitudine fra la figlia e il proprio padre. Poi dobbiamo anche pensare questo, che i figli di genitori separati vedono sempre meglio il genitore che non c'è. Allora, questo è proprio un meccanismo di difesa di noi esseri umani. Quando un genitore non c'è, viene idealizzato. Questo perché? Perché per certi aspetti tollerare l'assenza di chi non c'è è troppo forte, e quando un soggetto, tra l'altro un genitore non c'è, non si trova neanche a scontrarsi con il figlio come uomo, come donna normali, cioè come reali, non normali, come persone proprio reali. La presenza del corpo fa la differenza nelle relazioni. Quando il corpo non c'è, l'altro viene sempre pensato meglio, tanto che sempre nelle famiglie con genitori separati, quando un figlio litiga con un genitore, subito dice: ah, è meglio l'altro che non c'è, allora io oggi vado dall'altro genitore e rimango a dormire lì. Poi il giorno dopo rilitiga col genitore da cui è e dice: ah no, è meglio la mamma, e quindi ritorna a casa della mamma. Per cui ci sono all'interno delle questioni della separazione nei figli delle esperienze veramente molto intense. Dall'altro lato qui c'è anche l'esperienza della madre che si sente rifiutata. Ovviamente mi viene da pensare che ogni madre ed ogni padre, in rapporto alla separazione, c'è lì una rottura di un legame d'amore, più o meno di amore, che può essere stato anche conflittuale. Comunque l'esperienza della rottura non cambia soltanto in rapporto all'ex marito o alla ex moglie, ma anche rispetto all'immagine che si può avere agli occhi dei figli, e quindi c'è una complessità talmente elevata di aspetti emotivi che ogni, come sempre, ogni famiglia ed ogni situazione richiede un po' una lettura particolare e attenta a quello che sta succedendo. Io penso che Denise, come sempre, stia sul pezzo, come si suol dire. È sempre molto piacevole ascoltarla, soprattutto parla chiaramente. Lei non va a cercare quei termini che sono spesso per noi comuni mortali, che non siamo medici, impossibili da capire. Ecco, lei è una persona che si fa intendere e che
queste cose sembra quasi che le abbia vissute tutte, perché le tira fuori proprio dal profondo del cuore, come un mago fa col coniglio da dentro il cilindro. E per concludere questa puntata di questa sera, io ho pensato di scrivere una poesia che vorrei dedicare alla mamma che ha subito il rifiuto della figlia, ma anche alla figlia, perché alla fine c'è lei in questa poesia. Si intitola Carillon. Stavi in punta di piedi, poggiata sobriamente al centro dello specchietto, piccola perla sublime, che volteggiavi talvolta infondendo la gioia. Era bello guardarti e ascoltarti. Ogni volta emergeva un sorriso, una luce di vita. Oggi sei grande, mia perla. Sei scesa da quel centro perfetto. Volteggi ancora nel mondo, ma non sono più io a darti l'impulso. Con la testa piegata, ancora ti guardo e ti ascolto. Buonasera a tutti, ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata della rubrica Toccati dentro. Dottoressa, arrivederci a tutti. Buonasera.